Si è concluso da poche ore l'evento più importante in calendario per questa ripartenza delle manifestazioni 2021, il Festival dell'Astronomia a Castellaro Lagusello. Due giorni meravigliosi in cui le strade e i cortili del borgo si sono rianimati con un folto pubblico che ha risposto molto positivamente a tutte le iniziative proposte, come sottolinea la direttrice artistica dei lavori, Anita Zanella. Sono stati due giorni intensi con moltissimi eventi, laboratori per bambini, per ragazzi, per adulti, conferenze, osservazioni del cielo con i telescopi, spettacoli e molto altro. È stata ottima l'affluenza del pubblico, entusiasti i ragazzi e i partecipanti. Ringrazio moltissimo i ragazzi delle scuole superiori della provincia di Mantova, Suzzara e Verona per la loro motivazione. Hanno fatto da guida ai laboratori veramente in un modo eccellente. Grazie a loro per questa realizzazione del festival e grazie a tutti i volontari, tutte le associazioni che hanno sostenuto e che ci hanno permesso di realizzare questo festival. Si respirava un'atmosfera di rinnovata fiducia, come anche Giorgio Cappa, sindaco di Monzambano, afferma: voglia di scoprire e di apprendere e, perché no, approfondire argomenti estremamente affascinanti e complessi. Si conclude una manifestazione veramente importante che ha interessato i cittadini di Castellaro, ma non solo. Credo che sia un evento particolare dove lo scopo, e credo che sia stato pienamente raggiunto, era quello di creare interesse attorno a materie che sembrano veramente difficili da capire, da comprendere. La bravura dei nostri ricercatori, di Anita, di Federico, dell'INAF, che ringrazio veramente tanto, è stato quello proprio di spiegare con concetti molto semplici fenomeni all'apparenza difficili da comprendere. Magistrale è stata l'organizzazione del festival, dell'utilizzo degli spazi e l'idea innovativa che è stata pensata per accrescere la notorietà di Castellaro Lagusello. Io voglio ringraziare veramente tutti, innanzitutto gli astronomi, i ragazzi dell'INAF, dell'Istituto Nazionale di Astronomia, che hanno organizzato tutti gli eventi, ma vorrei anche ringraziare tutti i volontari e direi anche la proprietà di Villarighi, dove si sono svolte tante manifestazioni, quindi una manifestazione pienamente riuscita, e noi non vogliamo che questo sia un evento a sé stante, ma che abbia un seguito. Il festival è stata una reale scoperta. Vi invitiamo a passare a trovarci a Castellaro per ammirare le bellezze e lo splendido lago a forma di cuore. Arrivederci alla seconda edizione del festival.